Buongiorno Carlo, buongiorno. Salve Lia, buongiorno. Come va da quelle parti? Si combatte, amico mio. Si combatte? Quella è terra di combattimento, in effetti, anche nell'Ottocento, intorno al 1860, fu una delle terre che maggiormente combatté per qualcosa di importante, quindi probabilmente l'aria che si respira, l'aria che invita a tenere dura, a non mollare. O sto dicendo sciocchezze? No, no. Diciamo che il periodo non è un periodo semplice, ci sono tanti ostacoli alla riuscita dei progetti, però cerchiamo di fare bene con l'aiuto di Dio, tanto impegno, senso del dovere e andiamo avanti, insomma, dai, da parecchio che non vieni qui a trovarci, adesso credo che siano forse 3 anni l'ultima volta che ci siamo visti, probabilmente. Sì, forse sì, probabilmente sì, probabilmente sì. Io vengo molto volentieri da quelle parti perché mi piace quella zona, mi piace tantissimo, mi piace la natura, mi piace le tradizioni che c'era una volta. E nonostante io sia nato in provincia di Salerno, in realtà il dialetto del mio paese è molto più vicino a quello della Lucania. E quindi mi trovo un po' più a casa mia, diciamo, come Apprezzo zona. No, molto mi piace proprio tantissimo quella zona. che hai detto Lucania, ne approfitto per raccontarti un aneddoto. Il 1º maggio del 2020, quando c'era un coprifuoco a livelli militareschi, fui intercettato da un posto di blocco dell'esercito, dei carabinieri, camionette, l'ira di Dio, non si capiva cosa dovessero fare. Ero andato in azienda perché avevo dei problemi con un server, se non ricordo male, e quasi stupiti, anzi arrabbiati, mi dissero: "Lei dove va? È il 1º maggio", dico a dire la verità, io il 1º maggio sinceramente non festeggio, ho da lavorare, non è mica domenica, non è una festa di precetto. Sai, noi cattolici credo che ragioniamo un po' diversamente dai pagani, detto senza offesa. Mi interrogarono tre soggetti differenti, di cui due dell'esercito, uno dei carabinieri, un graduato, e insomma alla fine detti la mia autocertificazione che avevo debitamente compilato e avevo scritto residenza Regione Lucania. Me la fecero ricompilare perché Lucania non fu gradito e quindi dovetti ricompilare l'autocertificazione o quello che era il modulo, insomma, di giustificativo dei miei spostamenti, scrivendo Basilicata al posto di Lucania. Giusto un piccolo aneddoto che mi è venuto in mente. No, io continuo a chiamarla Lucania, per me la Lucania, io sono un po' forse, come dire, un po' esigente su queste cose, ma per me è la Lucania e ci sono ancora dei paesi che portano il nome Lucania, perché? Perché la Lucania, la Basilicata, non so da dove nasce questo nome, sinceramente non l'ho mai verificato, ma sono stato sempre abbastanza ancorato al nome che io considero vero, che è Lucania. Ma e noi ci sentiamo, caro, perché appunto sono 3 anni che non ci vediamo per varie ragioni. Ma volevo chiederti, la tua attività di editore, come va? Hai qualcosa in cantiere? Pensi di pubblicare qualcosa? Perché in questo momento, a mio avviso, di buona stampa cattolica c'è veramente bisogno. Anzi, c'è un grandissimo bisogno, e ti dirò di più, c'è anche una certa richiesta. Io, diversi amici mi chiedono: ma che cosa posso leggere? Mi consigli dei buoni libri? Alcuni li consiglio anche quelli dell'istituto, ovviamente, di sodalizio, però ho consigliato tantissimo a tante persone, anche il tuo bellissimo libro, tours, nel senso della tua casa editrice, che è La Rivoluzione, che trovo attualissimo, un libro attualissimo. Quindi hai qualcosa in cantiere, Carlo, per quanto riguarda l'attività di editore? Allora, sì, nella mia testa. Tanti, tanti progetti, purtroppo, anzi, devo dire fortunatamente,
rispetto ad anni fa ho molto meno tempo da dedicare alle passioni, perché la mole di lavoro, soprattutto a livello informatico, è aumentata a dismisura. E quindi tante volte rientro alla sera tardi, stanco, e si fa fatica poi ad avere la lucidità mentale per riuscire comunque a realizzare un bel progetto, un bel libro, stare attenti. Ci sono nella mia testa tanti progettini ben fatti. Vediamo se riusciremo a portarli a compimento. Ci ho detto, negli ultimi 2 anni mi sono dedicato soprattutto alla digitalizzazione di numerosi libri preconciliari. Ovviamente, io credo che con te sia inutile precisare che quando parliamo di stampa cattolica ci riferiamo a volumi preconciliari e precipuamente di alcuni autori. Certo. Avendo la fortuna, insomma, la provvidenza di possedere tanti titoli, sono riuscito a scansionarne un bel po', nei ritagli di tempo, digitalizzarli e li ho caricati tutti sul sito di Sursum Corda. Li sto caricando piano piano. Beh, devo dire che adesso credo ci siano almeno 150 titoli tra opuscoletti, libri, libricini, anche qualcosa di simpatico, qualcosa di raro. Tipo, che ne so, il Liber Accusationis contro Montini e così tanti altri titoli, il Lamentabili commentato da Monsignor Reiner. Poi ho recuperato in digitale anche altri prodotti che erano già stati scansionati. Suppongo alcuni da Google, alcuni li ho trovati comunque in rete. Li ho caricati e devo dire, avendoli distribuiti, distribuendoli quotidianamente sul portale di Sursum Corda in maniera totalmente gratuita, vedo che ci sono tanti download, quindi mi fa piacere. Ci ho detto, sarebbe bello poter scrivere un libro anche a firma mia, però devo dire che negli ultimi anni mi sto dedicando più alla lettura e all'ascolto che alla scrittura. È un periodo, secondo me, anche importante. Ogni tanto è necessario formarsi, riformarsi, cercare sempre di fare approfondimento. Quindi un po' anche grazie ai video che pubblichi tu, grazie anche alle tante conferenze che nei decenni sono state registrate dall'istituto e da altre fonti comunque granitiche. E quindi mi sto dedicando un po' più all'approfondimento, non solo religioso, sto seguendo anche alcuni canali YouTube di geopolitica e un po' di formazione personale. Quando avverti la necessità, il desiderio di voler apprendere comunque un qualcosa di nuovo, un qualcosa di fondato, di ben fatto, ti scegli le tue fonti e procedi così. Spero però, spero, devo dire, ti ringrazio per la domanda, spero di poter pubblicare un libro a mia firma prossimamente, casomai nel 2022. Vediamo, speriamo. Sì, perché c'è proprio bisogno, veramente, anche perché il panorama cattolico, come dire, è anche un po', mi dispiace dirlo, abbastanza confuso. Quindi delle voci che si rifanno alla Chiesa cattolica, quella vera, ben vengano, perché veramente viviamo un periodo in cui la confusione impera un po' su tutto. Tant'è vero, io per trovare un po' di sollievo, ma anche di ispirazione, eccetera, leggo libri del 1800, ben selezionati ovviamente, e ho la fortuna, di avere qua davanti a me un libro che sto leggendo proprio in questo periodo, ed è del 1885. Pensa che fortuna, perché questo libro è un commento al sillabo di Pio IX. Quando noi, viviamo i problemi che viviamo, le difficoltà che abbiamo, una società così disorientata, confusa, eccetera, io credo che una lettura di questo tipo ci faccia capire esattamente da dove arrivano i nostri mali. E Sì. io leggendo questo libro praticamente li ho trovati tutti e di più. Il bello
è che appunto questo autore diceva che già nell'Ottocento lo chiamavano il secolo del progresso, e lui diceva il progresso di che? Il progresso del male? Il progresso Sì. del... Beh, da questo punto di vista sì, ha un primato, perché effettivamente insomma questo è il progresso della confusione, del male. Quindi a tante persone che si chiedono, ma insomma, che si dovrebbe fare? Che cosa, ma qual è la società giusta? Come dovrebbe essere organizzata? Quali dovrebbero essere i principi? Eccetera, eccetera. Io lo dico in privato, adesso lo dico anche in pubblico, lasciate stare la Costituzione che non c'entra niente. In un libro come questo, ma anche nell'enciclica stessa, trovate le risposte, sono tutte là, i nostri mali sono tutti là, elencati in maniera mirabile, chiara. Questo libro è qualcosa in più perché dentro naturalmente c'è la parte religiosa, quindi di morale, c'è la parte di politica, chiamiamola così, perché c'è anche la parte politica, che non è una cosa cattiva, la politica vera, quella che noi viviamo Certo. oggi non c'entra niente, è solamente una messa in scena tra partiti che rispondono tutti allo stesso filo manovrato dai soliti, sempre dall'alto, per arrivare poi a quella che è anche una giustizia sociale, perché senza una giustizia sociale non arriviamo da nessuna parte. Quindi ci chiarisce molto le idee, cosa che a mio avviso abbiamo bisogno. Se tu un giorno volessi cimentarti con una ristampa importante, perché sei un autore anche importante da questo punto di vista, sei molto attento a quello che pubblichi, curi molto anche la parte, voglio dire, proprio di qualità del libro, la parte Grazie, grafica, sei molto attento a grazie. queste cose. Ecco, sarebbe un'opera veramente molto ciclopica, perché nonostante non sia di grandezza esagerata, però questo libro ha 1.125 pagine, capirai. È qualcosa veramente di... Ma ripeto, il bello è che qua ci sono tutte le cause della situazione attuale che noi viviamo. Sì, l'autore, chiedo scusa. L'autore è il libro è intitolato così, non posso farci niente, è il Sillabo di San Pio IX, commentato da Monsignor Pietro Rota, arcivescovo di Tebe, eccetera, eccetera. Il libro non è mio, mi è stato gentilmente prestato, ahimè, e sono molto dispiaciuto che dovrò restituirlo, molto molto dispiaciuto, perché posso fare anche le copie, ma non è la stessa cosa che avere il libro originale, perché anche nell'Ottocento, anche là, l'impaginazione, il modo di scrivere, proprio costruivano i periodi, i paragrafi, in maniera completamente diversa dalla nostra. Ma c'era anche un modo di procedere nell'argomentazione che a me affascina proprio, mi piace tantissimo. Io proprio questo libro me lo godo. Poi è diviso in tanti capitoli, ognuno con un argomento ben preciso, e viene sviscerato in maniera, anche con citazioni ovviamente, Sì. in maniera veramente esemplare. Io mi sono innamorato proprio di questo Quindi libro. il Quindi, libro è del prego. il sillabo, chiedo scusa se ti interrompo, il sillabo di Sua Santità Pio IX, commentato da Monsignor Da Rota, Pietro Monsignor Pietro Rota, esatto. Rota. E beh sì, sai cosa, Elia, che quando la stampa è cattolica, veramente cattolica, quindi non è una attitudine esclusivamente degli autori del 1800, ma di ogni autore che sia veramente cattolico, il rigore della dissertazione, la solidità delle fonti, il Certo. metodo scolastico. Quindi questi autori, gli autori cattolici, cosa fanno? Individuano il problema presente, ne fanno una denuncia, talvolta anche dei colpevoli. Esatto. Vanno all'origine di questo problema, vedono se vi sono dei ricorsi storici, individuando anche delle origini non remotissime, perché l'origine remota è sempre il demonio, delle origini comunque intermedie, dopodiché enunciano le soluzioni in ragione della dottrina cattolica, citando quindi quello che è il magistero della Chiesa, quella che è la tradizione della Chiesa, quindi quello che è il diritto divino rivelato e definito dalla Chiesa. Certo. Sono dei volumi che forniscono delle risposte
delle risposte vere, perché oggigiorno c'è un'attitudine sbagliata che è quella di combattere delle cause con altre cause che sono figlie del medesimo errore, oppure Esatto, sia di non esatto. centrare quelle che sono davvero le cause del problema. Si può arrivare senza la sapienza cristiana ad una individuazione intermedia del problema e della causa, ma in verità si tratta già di conseguenze, non di Certo. cause in sé. E a questo punto noi ci ritroviamo in tante di quelle situazioni che ormai determinano le faccende quotidiane della nostra vita e che purtroppo sono minate, sono pesantemente minate da queste cattive abitudini, soprattutto della classe cosiddetta governante. Ma d'altro canto io non me ne faccio un male perché se noi consideriamo che ognuno di noi ha bisogno, necessità di dover espiare anche temporalmente le proprie miserie, io credo che siano comunque dei castighi del buon Dio per ognuno di noi e quindi tante volte ci si fa il segno della croce, si dice, insomma, come vuole Dio, evidentemente questa è la società che ci stiamo meritando e pazienza, espiamo Eh così. sì, eh sì. Poi No, scusami, sicuramente prego, prego. facendo determinate letture si approfondisce sempre meglio. Ecco, nella fattispecie il volume che tu stai citando è un volume che io non ho letto, però conoscendo il sillabo e conoscendo quelli che sono i commentari più diffusi al sillabo in linea di massima, si tratta di questioni che non riguardano la sfera meramente filosofica o la sfera di una dissertazione da seminario, per intenderci, ma l'ordine pratico delle cose. Il sillabo Esatto, esatto. è un documento di carattere praticissimo, anche sociale e politico, e che Esatto. quindi abbraccia, coinvolgendoci direttamente anche nell'interesse personale, la vita di tutti noi. Sono dei volumi che tutti, insomma, purtroppo non si trovano più perché da quando c'è stato il funesto Vaticano II sono stati macerati e bruciati. E bruciate tonnellate, migliaia di tonnellate di libri. Questi libri che invece sono sopravvissuti, beh, insomma, sarebbe bello valorizzarli. È molto antieconomico, te lo dico da piccolo editore, quando si vanno a fare determinati lavori fra l'acquisizione, fra la digitalizzazione, la ribattitura, la correzione, le ristampe, si investono veramente tanti denari che non recuperi mai. Quindi è una piccola missione, ognuno fa il suo con quel poco che riesce a fare. Ecco, sono attività non redditizie. Casomai oggi ci sono altri volumi che destano un interesse molto maggiore, che però in realtà, essendo in linea con lo spirito del mondo, dunque sono dei libri da rogo. Ecco, e a tal proposito vorrei porre l'accento su una questione che mi sta a cuore, che è quella della librolatria. La librolatria al giorno d'oggi si sente tanto parlare di cultura, si fa tanto per investire, finanziare la cultura, i libri, la stampa. In realtà è una forma di librolatria. Cioè loro hanno questo mito del libro, quando in realtà i libri buoni che sono attualmente in circolazione sono veramente pochi. Come dicevano i nostri grandi autori, si parla di veleni dell'anima. Quindi Sì. una vera e propria librolatria che non fa altro poi che distruggere le anime di chi adora questi libri. Quelli cattivi, intendo dire. Sì, sono d'accordo. Ecco, aggiungo solo una cosa, Carlo. In questo tipo di libri, ecco perché poi a me piacciono anche questi libri dell'Ottocento, non perché non ce ne siano altri, ci mancherebbe altro. Però quello che io avverto tantissimo, e questi uomini hanno cercato di dircelo in tutti i modi, è un senso di urgenza. Ecco, loro proprio traspare dalle pagine dicendo: guardate che sta accadendo l'irreparabile.
stiamo attenti, ci hanno avvertito in tutti i modi su quello che poteva accadere. Qua trovi delle pagine profetiche rispetto alla situazione che noi stiamo vivendo, ma le si trovano anche nel libro che hai pubblicato tu, La Rivoluzione. Ad ogni pagina traspare proprio a parte il coraggio nel denunciare queste cose, perché già allora, insomma, non è che se la cavava bene chi denunciava determinate cose, però proprio loro vogliono far arrivare questo senso di urgenza, e a me arriva proprio addosso. E quindi sono libri estremamente coinvolgenti e collegato a quello che tu puoi osservare ogni giorno. Ecco, la cosa che mi colpisce, a parte le cose che hai detto tu, che condivido tutte, traspare questo fortissimo senso di urgenza, e per me è qualcosa di importante. Quindi c'è la capacità proprio di far arrivare questa urgenza, di come dire, attenzione, perché succederà questo? Corriamo ai ripari, facciamo qualcosa. Sì, è la preveggenza. No. La Esatto. preveggenza cristiana che può sembrare questa può sembrare una parola quasi metafisica, no? In realtà la preveggenza cristiana è sempre stata caratteristica dei grandi autori cristiani, cattolici. Perché? Perché hanno una formazione tale dei rapporti fra causa ed Ed effetto, quindi il effetto, esatto. principio di causalità che li porta a prevedere ciò che accadrà in ragione di alcune cause che stanno vivendo, che hanno individuato. Certo. E è una caratteristica dei grandi autori cattolici, la preveggenza. Come anche ci sono, per esempio, tante encicliche di pontefici, alcune che si occupano di questioni prettamente attuali, altre, come per esempio, mi viene in mente in questo momento la Humani Generis di Sì. Papa Pio XII, dove lui affronta in virtù di ciò che sta vivendo, in virtù di ciò che presume possa accadere, affronta tanti di quegli argomenti e li condanna tutti, e sono tutti argomenti che poi puntualmente, sino ad arrivare ai nostri giorni, vediamo piano piano verificarsi. Ebbene, evidentemente ci sono delle menti più illuminate per diritto naturale, a cui il Padre Eterno ha dato delle doti maggiori rispetto ad altri. Poi ci sono alcune menti che con lo studio, con la preghiera, con la sapienza cristiana, con la grazia sacramentale e così via, riescono appunto a fare un lavoro rigoroso, metodico, di denuncia di ciò che sarà sulla base di quello che stanno vivendo. Beh, d'altro canto, i grandi papi hanno sempre fatto questo. E a tal Certo. proposito ne approfitto per polemizzare a mio solito contro la modernità che ritiene e propugna e millanta l'uguaglianza di tutti. Questa è una grande menzogna, da che il fatto che nessuno di noi è uguale ad un altro, e addirittura Assolutamente. noi abbiamo, comunque sia, basta la semplice logica applicata alla realtà per rendersi conto che ognuno di noi è diverso da un altro, abbiamo tutti delle qualità diverse, delle doti differenti, sia fisiche che Certo. intellettive. L'unica dote che il Padre Eterno offre a tutti ed è quella di potersi santificare, con la preghiera, con i sacramenti, con la formazione, con l'impegno, con l'esercizio delle virtù. Poi per il resto siamo tutti diversi. Infatti, una delle altre menzogne della modernità è questo principio di uguaglianza che in sé non esiste. Non esiste come sono fandonie alcuni principi che vediamo apposti su alcuni edifici, come per esempio la legge uguale per tutti e così via. Insomma, Certo. parliamoci chiaramente, detto con il dovuto rispetto per chi è in buona fede, però nella realtà queste sono tutte fandonie, sono dei motti, delle frasi ipocrite, ecco. Sono menzogne sostanzialmente, quindi no, ma poi l'altra cosa è che leggendo un certo tipo di libri tu capisci che c'era una teologia solida, vera. C'era una certa formazione filosofica, oggi quella che viene spacciata per filosofia proprio non ha niente a che fare con la filosofia, tutto intriso di razionalismo e di altro che non sto qua ad elencare, Sì. perché sarebbero tante le cose da dire. E quindi è chiaro che nel momento in cui uno si avvicina a certi libri, cioè tu capisci che le cose sono così, cioè lo avverti a un livello più profondo, a un livello più profondo, cioè quando incontri la verità la riconosci, non c'è niente da fare. Sì. Se naturalmente è quella la tua intenzione,
ti avvicini in un certo modo, leggi libri giusti, proprio lo capisci. Questa è così che stanno le cose. Io vorrei che ognuno, veramente, i libri del genere ci si avvicinasse. Ci si avvicinasse con mente aperta, senza obiezione di volontà, perché poi in questo libro fa una bella distinzione tra quelle che sono le obiezioni di volontà. Cioè, io non, per me non va bene questa cosa perché non va bene, perché non mi fa comodo, perché non voglio cambiare idea, perché mi fa comodo così, da quelle che sono le vere, magari, obiezioni di intelletto, quelle che sono fondate sul ragionamento. Noi oggi ci troviamo praticamente circondati da obiezioni di volontà. Cioè, io credo a ciò che mi fa comodo, non a ciò che dovrei. Io mi convinco di una cosa che mi fa comodo per tante ragioni, ecco, siamo di fronte a questo. Quindi, nel momento in cui accade una roba del genere, noi abbiamo perso uno dei beni più preziosi che abbiamo, che è il buon senso. Perché non siamo animali, noi abbiamo l'intelletto, abbiamo la volontà, non siamo animali, e invece siamo trattati, ci facciamo trattare da animali. È una cosa terribile questa. Scusa se parlo così liberamente, Carlo, però ogni tanto magari vale la pena che io dico due cose che penso. Quindi, ecco perché amo un certo tipo di libro, perché affondi nella verità. La verità che non è mia, io non sono possessore di verità, io la prendo da chi è capace veramente di tirarla fuori questa verità, non c'ho meriti per questo. Il merito può essere avvicinarsi a certi tipi di letture, anziché all'immondizia che circola abbondantemente nei nostri tempi, già da diversi anni, veramente, questo. Ormai è turpe la situazione. Sì, hai menzionato i due moti più elevati dell'anima, l'intelletto e la volontà. Si è tanto dibattuto nei secoli se il peccato potesse venire dall'intelletto piuttosto che dalla volontà. Se n'è tanto parlato. Diciamo che questi due moti dell'anima sono ciò che, se coltivati appunto con l'esercizio della fede, ci conducono, per grazia di Dio, alla salvezza. Come giustamente dici tu, ci sono dei vulnus, delle tare che riguardano la volontà. Esatto, Perché? Perché l'uomo, essendo, questa è un'altra cosa da ribadire, essendo quindi portato al male, diversamente da quello che sostengono i benpensanti e falsi teologi, portato al male per via della caduta di Adamo ed Eva e quindi della trasmissione del peccato originale, quindi una natura incline al male, è vittima essa stessa delle passioni. Le passioni certo. possono essere di vario tipo, possono avere varie origini, ma comunque in linea di massima coinvolgono la sfera dell'individuo a punto tale da fargli perdere la ragionevolezza. Nel momento in cui una persona perde la ragionevolezza, solitamente a causa di passioni che vengono definite dalla teologia morale disordinate, a un certo punto quest'individuo sarà incapace di ragionare correttamente. Ecco, io credo che, spero non nel tuo caso, ma nel mio caso ebbi momenti nella vita in cui non utilizzavo bene la ragione. Quando non utilizzi bene la ragione, anche le Certo. tue attività, anche le doti naturali che il Padre Eterno ti ha dato, vengono usate male. Perché il demonio, essendo una creatura superiore, una creatura personale, attenzione, e non inventata, non un'idea, Certo. non un semplice fantasmino, è in grado, con le sue doti superiori, di intercettare quelle che sono le nostre capacità e di spingerci ad utilizzarle male. Quindi Dio ci dà dei doni, perdonami, diciamo, il termine improprio, però in realtà ci può anche stare, quindi dei doni di carattere naturale. E noi, dietro appunto l'istigazione del demonio con l'ordinaria tentazione, dietro la seduzione delle nostre passioni, con il peccato personale, purtroppo ci allontaniamo dalla retta ragione, eh? E allora a Certo. questo punto ci troviamo con tutte le nostre forze a fare male, a utilizzare le nostre capacità per fare un qualcosa che è contro la volontà di Dio, contro l'amore per il prossimo,
contro l'amore per noi stessi. Al giorno d'oggi si parla tanto di amore, 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 hanno sempre in bocca questa parola amore, amore, carità, carità, carità. In verità, la parola amore, la parola carità significa fare la volontà di Dio, eh. La volontà di Dio non è una volontà astratta o da inventare. La nostra religione è una religione che si dice rivelata e Esatto. definita in quanto Dio ha parlato, ha detto se tu mi ami, ricordiamo anche le parole di Gesù, osserva i miei comandamenti. Se non osservi i miei comandamenti vuol dire che non mi ami. L'ha rivelato, ci ha detto quali sono, questi comandamenti sono stati definiti e lasciamo perdere i fenomeni da web che millantano conoscenze in lingue arcaiche come l'aramaico, come l'ebraico che vanno a stravolgere i sensi delle scritture. In verità questi sono fenomeni che pretendono di reinterpretare quello che per 2000 anni è stato detto con testimoni oculari e in assenza di qualsivoglia obiezione, no? Quindi in particolare attualmente ci sono alcuni soggetti che pretendono di reinterpretare la Sacra Scrittura millantando delle grandi conoscenze a livello linguistico, quando poi ti trovi a dialogare con persone che sono state coinvolte da questi individui e gli dici: "Ah, ma tu conosci l'ebraico?" Ah no, e allora come fai a dire che questa persona ha ragione e non ha ragione la Chiesa in 2000 anni di storia? Oppure ti trovi ad avere a che fare con persone. Prima, ormai io conduco una vita talmente solitaria e ritirata che non ho più occasione di parlare più tanto con le persone, però ti trovi a parlare con alcuni che ti dicono: "Ah, vabbè, ma i Vangeli non sono libri storici, sono stati inventati." Ma come? I contemporanei del primo secolo, del secondo secolo che leggevano i Vangeli non ponevano alcun tipo di obiezione e adesso devi arrivare tu dopo 2000 anni e devi dire che sono dei falsi. Se fossero stati dei falsi ci sarebbero state delle obiezioni in tempo reale, alla cronaca non risulta alcun tipo di obiezione, no? Sono dei semplici ragionamenti di logica che non è necessario acquisire studiando volumi e volumi. Che anche è importante studiare per chi ha tempo, per chi ha la possibilità di farlo e per chi non ha altri doveri prioritari da adempiere. Però in realtà sono ragionamenti di semplice logica, no? Guarda, due considerazioni. Una, basterebbe vedere la provenienza di queste persone, no? Dove arrivano. Andare a vedere anche un po' il passato, se hanno appartenuto, se appartengono a organizzazioni, chiamiamole così, particolari. L'altra, in quel bellissimo libro di Giuseppe Ricciotti, Vita di Gesù Cristo, spiega esattamente qual è la strategia, quali sono le strategie di attacco che Bravo. questi usano per scardinare qualsiasi cosa. È un gioco Fantastico. anche abbastanza semplice. È semplice perché uno legge qualcosa sui libri e non va a verificare se questa cosa è vera, quindi è tutto per buono. Quindi queste persone hanno trovato un gioco facile, ma questo è qualcosa di, voglio dire, che risale anche a secoli fa, è sempre stato fatto Sì. questo. Questa cosa, quindi, ma le strategie sono sempre le stesse: o ti attacco le fonti, o ti attacco la datazione, o ti attacco la missione, per esempio, di Gesù, che era una missione politica, non era assolutamente, cioè, capisci? Sono sempre le stesse strategie ripetute fino all'ossessione. Sì. Uno, quando le vede, ormai io le vedo, lo riconosco subito, dico perfetto, questa è la strategia che appartiene a questa cosa, questa a quest'altra, questa a quest'altra. Sono tutte uguali, nel senso che in Giuseppe Ricciotti lo spiega molto bene: le strategie sono Fantastico. queste. Ce Cioè, l'ho qui, vedi? Eccolo qui. sì, è un libro che anch'io spesso Eccezionale. consulto perché è scritto in una maniera straordinaria, mi piace tantissimo, e ogni tanto mi chiedo: ma come ha fatto quest'uomo a scrivere un libro del genere? Perché Sì. non puoi che provare veramente meraviglia, cioè meraviglia per come è scritto, per la precisione, per le fonti, è veramente qualcosa di Per straordinario. la Ecco. modernità. Esatto, Paradossalmente, anche per questo. i moderni accusano i rigorosi di essere antichi. In realtà il libro dell'abate Ricciotti, che tra l'altro è stato anche sul fronte, lui ha fatto il prete sul fronte Lo durante so, la lo guerra, so, lo non era so, lo mica so, certo. un topo da laboratorio. Lui fu accusato di modernità perché i suoi studi sono talmente scientifici, Esatto. archeologici, non di archeologismo,
che quella è un male, ma archeologici, che lui fu criticato tantissimo ed è un libro modernissimo, ma un libro moderno ma rigoroso, quindi vero. Lui lo scrisse per contrastare un'opera, se non ricordo male, perché ultimamente la memoria mi sta facendo degli scherzi, dell'Oisy, se non ricordo male, Una vita di Gesù scritta da Sentoso Loisy, che era un modernista, un sfigato di quelli mai visti, uomo di cultura, ma purtroppo modernista, quindi da non prendere in considerazione quanto alla veridicità dei fatti. E lo scrisse, se non ricordo male, proprio per contrastare questo volume che stava prendendo tanta diffusione. E in verità è stata quella del Ricciotti un'opera benedetta da Dio, perché ristamparono centinaia di migliaia di copie, sì, tantissime. lo so. Si trova ancora adesso dappertutto. Quel libro ha Dappertutto. solo un difetto, Carlo. È talmente pesante, parlo dell'originale, quello talmente pesante, proprio pesa, ha un peso proprio la carta. Sì. Ne so, peserà 3 o 4 kg, per cui tu per leggere devi poggiarlo necessariamente su Sì. qualcosa. Non è che lo puoi leggere e dire, vabbè, mi metto un po' fuori, mi metto a leggere, non lo poggio da nessuna parte. Dopo un po' ti stanchi, perché è veramente molto pesante, è un libro preziosissimo. Sì. È un altro di quei libri che sono fondamentali proprio per capire anche le strategie che questi signori usano per far circolare tutte le loro menzogne, comprese quelle persone che dicevi prima. Le obiezioni sono sempre le Esatto, stesse, le obiezioni sì, sono sempre. L'abate Ricciotti ha scritto anche altri bei libri, tra cui questo che è fantastico, che è L'era dei martiri, bellissimo. non lo conosco. Poi ha commentato, non so se si vede, questi due volumi, il commento alla vita di San Paolo Apostolo e agli Atti degli Apostoli e alle lettere di San Paolo. Beh, insomma, stiamo parlando di un autore, un gota. Uno di quelli che ringraziamo Dio che ce l'ha mandato al mondo. E tu hai una biblioteca particolarmente fornita, Carlo. Io sono stato. La provvidenza mi ha sempre aiutato, tanto che alcuni non riescono a spiegarsi come faccia a trovare tanti libri. Io sono baciato dalla provvidenza per questo. Mi interessa un libro, mi capita di andare su eBay, lo trovo a 10 euro, un libro. Basti pensare che sono riuscito ad accaparrarmi un'edizione della storia dei papi del Von Pastor, volumi completi spettacolari a tipo 400 euro, un'opera che tipo varrebbe boh, forse 3, 4, 5 volte tanto. Poi ho avuto dei rapporti con un sacerdote che aveva dei rapporti epistolari con un sacerdote che aveva una biblioteca di migliaia di volumi, è una biblioteca di un tradizionalista degli anni 70-80, quindi puoi immaginare che volumi che aveva. Tutta quella stampa polemica degli anni 60-70-80 contro il Vaticano II, contro i modernisti, e dovendosi trasferire in Portogallo non poteva portare con sé tutti questi libri, quindi mi sono in pratica me li ha donati, no? Mi sono occupato della logistica con l'aiuto di un amico che è titolare di una filiale GLS e quindi sono riuscito ad avere poi tanti 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 volumi in più. Mi ci vorrà forse 49 vite per riuscire a leggerli, però e quando mi viene in mente un'idea so dove andare a cercare, vado a pescare quel volumetto perché a mente ricordo dove che ce l'ho, dove l'ho appoggiato. Se invece comincio a mettere disordine, allora poi non riesco a trovare più niente. Allora, Carlo, beh, visto quest'ultima cosa che ci siamo dette, io ti faccio una proposta. Perché periodicamente non ci colleghiamo, facciamo come abbiamo fatto oggi e tu magari, non so, ci parli di qualche libro, affrontiamo qualche argomento, magari farlo diventare quasi un appuntamento fisso, tra virgolette, non fisso da orologio svizzero, però magari, non so, una volta al mese si potrebbe anche fare. Cosa dici? Magari affrontiamo un argomento per volta, due argomenti per volta e diamo il tuo soprattutto contributo a divulgare sempre più la verità. Non dobbiamo vergognarci di dire a divulgare la verità,
perché per verità non sono nostre, noi semplicemente l'abbiamo cercata, e così contribuire un po' a chi è alla ricerca di verità, che vuole orientarsi, eccetera, eccetera, dare un contributo, diciamo, se non importante, quantomeno un contributo da prendere in considerazione in qualche modo. Cosa ne pensi? Sì, ti ringrazio per l'idea. Grande lavoro che stai facendo anche tu, soprattutto con le interviste a Don Francesco Ricossa, che come si dice in gergo è un pozzo di scienza, e lo ringraziamo, ringraziamo Dio di avere persone così sapienti. Certamente nei ritagli di tempo, quando hai tempo tu, quando cerchiamo di far conciliare un Certo. po' gli impegni del quotidiano, a disposizione. Tanto prima di avviare questa diretta, come tu ben sai, abbiamo un po' configurato i nostri computer, un po' imparato in 3 minuti l'uso di OBS e così via. Adesso è tutto configurato, ci verrà sicuramente più semplice. Sì, io amo il rapporto, adesso dicono, come lo chiamo, in presenza, le terminologie, lasciamo stare, solo a pensarci mi viene la febbre. Però vabbè, visto che insomma in qualche modo siamo costretti, e allora ci adeguiamo anche noi, l'importante comunque è non fermarsi, l'importante è che contribuiamo in qualche modo, che non subiamo passivamente, ma che in qualche modo portiamo il nostro contributo, perché alla fine, insomma, anche di questo dovremmo rendere conto, se abbiamo Sì. Sì, fatto la nostra parte o non l'abbiamo fatta. E io la mia parte voglio farla. E sì. la voglio fare con tutta la volontà che necessita, insomma. Quindi voglio proprio farla. Sì, secondo i criteri della prudenza, come ben puoi immaginare, E beh, lo sai certo. sicuramente, insomma, la prudenza Lo delle so. virtù morali naturali è la più importante, no? Quindi con una buona dose di prudenza, anche consapevoli del fatto che non certo saremo noi due a cambiare il mondo, ma anzi, se siamo poco prudenti, saremo controproducenti e non faremo altro che penalizzare noi stessi, le nostre famiglie. Però sì, dare un contributo certamente per la causa di Dio, che poi è l'unica causa che conta. E leggevo Sì, beh, proprio ci mancherebbe. La l'altro prudenza, ieri con tutte le sera. sottovirtù che comporta la prudenza, perché ce ne sono tantissime, va bene, però l'importante è comunque fare la propria parte. Sì. Certo, non fare i deficienti, gli stupidi, questo Sì. sicuramente no, Lì è un però nemmeno si può gioco. tacere, nemmeno si può tacere di No, fronte assolutamente, ma allo guarda, scempio a cui stiamo assistendo. Elia, tanto tu mi conosci ormai da tempo. Certo. Allora dobbiamo Certo. distinguere, vedi, dobbiamo distinguere fra chi gioca con la religione, e perché ce ne sono di soggetti che giocano con la religione, purtroppo, e questa non è un'illazione, ma è un'affermazione fondata sui fatti, e i fatti sono commentabili da criteri oggettivi. Noi siamo per i criteri oggettivi, non siamo per i criteri soggettivi. Esistono dei criteri ben elencati dalla teologia morale che ti fanno capire quando una persona vuol giocare, anche in questo caso con la religione, e quando fa le cose fatte per bene, le cose serie. Tante volte noi dimentichiamo che al mondo ci sono milioni di persone, certamente, tanti milioni di persone che nel loro silenzio, nella loro quotidianità, nella loro benevolenza con la moglie, con i figli, nel loro impegno lavorativo, nella loro dedizione, la preghiera in silenzio, senza esibizioni, senza Certo. manifestazioni isteriche, danno un grandissimo contributo alla causa di Dio. Ora io veramente vorrei tanto essere un invisibile, no? Per poter riuscire a dare il mio contributo con l'aiuto di Dio, nella più totale dimenticanza da parte del mondo. Tuttavia, dobbiamo accettare quelle che sono le strade che il Padre Eterno ha iniziato a tracciare per ognuno di noi. Quindi, con grande gioia, affrontiamo il nostro percorso e cerchiamo di fare del bene. A volte Perfetto. possiamo riuscirci, di più, a volte di meno. Però una cosa è certa, nel momento in cui si esercitano le virtù, quantomeno quelle naturali, non si scontenta nessuno.
non fai inasprire nessuno, non fai inalberare nessuno, ma anzi tracci, delinei quel famoso ponte di cui oggi si abusa tanto nel parlare, e parliamo comunque di ponti demoniaci, non stiamo parlando di ponti cristiani, mentre invece con l'esercizio delle virtù, con la pacatezza, con la benevolenza, con la prudenza, con la dolcezza, si riescono a usare ad ottenere dei risultati, secondo me, molto più graditi a Dio. E te lo dice uno che, soprattutto in giovane età, con l'ignoranza e con la superbia, veramente di guai ne ha combinati. E quindi cerchiamo di essere con i piedi per terra, e volentieri, davvero, per poter riuscire a dare il contributo, soprattutto in questi momenti di difficoltà per tutti quanti. Vogliamo parlare un po' di attualità? Ti viene qualche idea? Io sono a No, disposizione. guarda, io sull'attualità dovrei solo, come dire, Vorresti. sparare a zero su un sacco di cose, perché hai detto tante di quella roba, soprattutto coloro che si dichiarano contro questo sistema, ne vedo tanti, ma in realtà poi non gli piacciono i frutti dell'albero, ma si abbracciano interamente l'albero con tutti i rami, con tutte le radici. Ed è una roba che francamente alcune volte faccio fatica a capire, perché non so effettivamente anche solo il buon senso dove sia finito. Quindi l'attualità, io sono molto attento a quello che accade, fin troppo forse attento, però effettivamente ci sono tanti cattivi maestri, tanti pastori che è meglio non seguire. E roba di questo tipo. Quindi magari poi qualche volta ne parliamo, prendiamo qualche argomento ben specifico e magari partiamo dall'inizio e lo affrontiamo in maniera, come dire, in maniera completa o quasi. Ma adesso no, l'attualità oggi non mi esalta, non mi Non ti esalta entusiasma. perché, no, perché effettivamente, insomma, però c'è una cosa, io ho verificato, poi non so se è la mia. È una mia illusione o trova fondamento, ma c'è un grandissimo bisogno delle persone, anche quelle che si sono allontanate, di credere. C'è un Sì. grande bisogno di fede. Sì. La gente ha bisogno di fede. E questo purtroppo qualcuno, e di questo purtroppo qualcuno forse ne approfitta. Sento Sì. parlare di religione cattolica, gente che poi parla bene dell'illuminismo, Sì. cioè io non capisco questo, ma non è che non li capisco io. Tu, caro mio, che stai parlando di fede cattolica, che ti dichiari cristiano e parli bene dell'illuminismo, sei in contraddizione, mettiti d'accordo, cioè fai pace, come dicono a Roma, col tuo cervello, che non è possibile conciliare due cose che sono inconciliabili, che sono gli Conciliabili. opposti, capisci? E beh, Sì. tante di queste cosettine. Cioè, io sono cattolico, ma sono per lo Stato liberale. Cioè, no, è in contraddizione. Sì. È una contraddizione in termini. Ecco, robe di questo tipo. Io ne vedo tante. E alcune volte, siccome io sono di temperamento non proprio, insomma, come dire, tranquillo, pacifico, sono di temperamento un po' più sanguigno, Allora, e mi posso ci dire una cosa? arrabbio. Se fossi Mi ci arrabbio su queste cose. Di sinistra, i giornali ti definirebbero passionario. Dato che mi sembra un po' che le tue idee sono reazionarie, quindi sono più prossime alle idee di destra, detto nel bene, non nel male, ti definirebbero fascista. Sei No, capito? perché pure la destra, insomma, è la No, destra, sì, quando era una sento parlare battuta, eh. di certi autori che la destra esalta, anche là mi viene la febbre perché non ci hanno capito quasi niente, ma mi permetto, non è presunzione la mia. Ma come fate? Cioè, sento questi di destra che esaltano che no. Cioè, vabbè, allora abbiamo capito niente. Cioè, ma leggetevi la vita, leggetevi questa che cosa apparteneva, leggetevi, capisci? Perché pure a destra sì, uno ci trova già più cose, ci trova più cose, Sì, c'è però poi questa molta destra maggiore pensa. sintonia con il diritto naturale. Quello sicuramente, Sì, c'è più attenzione al diritto naturale. Sì. certo, ma anche più attento a quelle che sono le tradizioni, poi bisogna capirsi cosa intendiamo per Sì. tradizione. Più legata alla terra dei padri, che poi si chiama patria, anche se è un concetto che bisogna stare attenti, insomma, Sì. a come viene inteso, perché molte volte si fa confusione tra patria, nazione, eccetera. Ma insomma, il discorso, dove ho detto, è abbastanza
è abbastanza complesso da questo punto di vista. E credo che qualcuno ha visto un video su YouTube di un professore che veramente ha fatto questa, una bella distinzione su queste cose. Quindi sicuramente sono più vicino alla destra, però attenzione perché poi sulla destra avrei un sacco di Sì. cose pure da No, dire. perdonami, Sinistra non c'entra niente, la sinistra non c'entra proprio ti niente. interrompo, avevo Prego. colto l'occasione era mia intenzione ironizzare un po' su quelle che sono le etichette che la Certo. stampa politicizzata, parliamoci chiaramente, usa a fibbiare per la demonizzazione dell'avversario. È una tecnica comunicativa, quindi qualora tu sei un individuo in linea con il loro credo politico, allora tu sei un passionario se sei un po' focoso. Se invece sei in contraddizione con quelle che sono le loro crede, la loro fede politica, allora diventi subito un fascista. Anche se dici che il cielo è grigio, sei fascista delle definizioni del cielo. Insomma, loro utilizzano fare così. Comunque hai lanciato degli spunti molto interessanti, come per esempio il discorso dell'illuminismo. Tu considera che ciò che la modernità tende a nascondere, anche perché la storia moderna viene fuori dal periodo, dalle menzogne dell'illuminismo, è che la stregoneria si diffonde appunto maggiormente durante l'illuminismo. Le pratiche spiritiche si diffondono, prendono proprio piede e si diffondono a dismisura durante il periodo dell'illuminismo, in maniera massiva, mentre invece nell'immaginario contemporaneo, figlio delle menzogne dell'illuminismo, c'è quasi quest'idea che è anche colpa della cinematografia, che la stregoneria, lo spiritismo, tutto ciò che è superstizione sia un retaggio del Medioevo, quando in realtà queste sono Esatto. delle vere e proprie illazioni, anzi, Dio Non benedica c'entra il niente, certo. Medioevo. La civiltà del Medioevo, l'organizzazione sociale del Medioevo, la carità che c'era durante nel Medioevo, morivi di fame sotto un ponte solo perché volevi tu. Diversamente Le opere c'era pie, la sempre chi creazione ti aiutava. dell'università, la creazione degli ospedali, Eh sì, la i carità monti di intesa in modo pietà, gli completo, non solamente come orfanotrofi. elemosina, Le certo. università, è stata tutto, poi se non parliamo poi dei monaci, perché tutto ciò che di bello e di buono e di civilizzante ci troviamo lo dobbiamo comunque all'attività dei monaci, un po' dappertutto nel mondo. E poi hai lanciato anche qualche altro spunto molto interessante, come per esempio le pretese di voler essere cattolici e anche liberali al contempo. In verità Una cosa, cioè, il quella liberalismo purtroppo è un esiste. peccato. È un peccato il liberalismo in filosofia, il liberalismo dottrinale, anche il liberalismo che poi si trasforma alla fine in una vita ordinariamente non incline alle virtù, e quindi è in contraddizione netta, diretta con quelli che sono i principi del cristianesimo. Per non parlare poi per certi versi della involuzione, o meglio della voragine in cui è precipitato anche il liberalismo economico. E lì so che con te sfondo una porta aperta, perché tu sei un Eh sì, eh appassionato sì, eh sì, eh sì. di questi argomenti, però ormai siamo arrivati all'assurdo che una persona che ha lavorato una vita gli viene impedito di lavorare, non solo gli viene impedito di lavorare, ma è obbligato a contrarre dei debiti. Perché? Perché ha delle spese da sostenere, e questi debiti che, no, che vengono ad essere generati nel momento in cui la persona li contrae. È moneta che non esiste, è qualcosa che viene ad Certo. essere costruito in quello stesso momento, ti vanno poi a condizionare l'esistenza e i posteri e quelli che sono i tuoi figli, i nipoti e così via. Insomma, è una società che è incentrata proprio sul male, dove ci sono alcune figure che vogliono arraffare tutto. E noi dobbiamo essere, come diceva Gesù, siate candidi come colombi, ma insomma scaltri come serpenti, no? Quindi sappiatevi Sì, districare bene. anche se ha ripercussioni, Carlo, scusa, ripercussioni economiche enormi, ma non è solo quella a cui mirano. No, In no, no. realtà questi mirano a tanti, a portare avanti tanti piani che devono allontanare assolutamente da Dio, questo è il loro. Perché se tu non sei ancorato a qualcosa di più, che va al di là di te, essere umano, tu non ce la puoi fare. A un certo punto crolli da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista proprio mentale, psicologico.
e oltretutto a far sparire tutta una serie di diritti che sono diritti naturali, che non ci deve concedere nessuno, li abbiamo in quanto siamo stati creati così. Cioè, e invece qua è tutto concesso, ti devi muovere, tu devi portare o devi avere la tua motivazione, questa cosa non puoi farla. I confini tra regioni, il diritto di lavorare, la Costituzione, il diritto a lavorare è un diritto naturale dell'uomo. Cioè, siamo stati condannati anzi a lavorare, quindi immagina un po', Sì, sono visto come come diceva la San Paolo, condannata. chi non lavora che non mangi. Esatto. E tutta una serie, addirittura rapporti sociali che si stanno estinguendo proprio, a diffidare l'uno dall'altro. Ma, cioè, ma che società è questa? Ma cosa c'è rimasto di una civiltà grandiosa che noi siamo stati? E questo ogni tanto che mi fa proprio veramente arrabbiare, lo dico, mi fa arrabbiare. E quando però parli con persone di una certa età, queste cose le capiscono. Non le capiscono le generazioni più giovani, purtroppo. Le generazioni, cioè, alle persone di una certa età, soprattutto se non abitano in città, adesso non ce l'abbiano, non ce l'abbiano me che abita in città, però dove è rimasto ancora un rapporto umano, dove c'è ancora una certa moralità, che niente a che fare comunque con la moralità di una volta, ebbene, le capiscono queste cose, le capiscono e ti dicono, in effetti, ma dove siamo arrivati? Ma perché accettiamo tutte queste cose? Ma come ci siamo ridotti? Ecco, io le avverto molto queste cose. Io parlo ancora con la gente, mi piace parlare con le persone. È bello leggere, ma poi anche parlare, scambiarsi quattro chiacchiere, anche solo dialogare. Perché siamo animali sociali, è vero. Noi abbiamo bisogno delle relazioni, abbiamo bisogno degli altri. Cioè, come facciamo? E non riuscire purtroppo porta degli scompensi fisici e anche psicologici, perché noi siamo fatti per avere rapporti con gli altri. Vabbè, Sì. No, mi sono un po' allargato, beh, quindi l'uomo scusate. è una creatura sociale, no? Certo, Poi ci certo. sono alcuni individui che per tutta una serie di questioni sono inclini maggiormente alla solitudine, però in verità per sopravvivere abbiamo bisogno tutti gli uni degli altri, eh? E sicuramente l'attuale situazione di cui casomai in un altro nostro incontro potremmo volentieri andare a sviscerare nel dettaglio, è una situazione che ostacola sicuramente i rapporti umani, anzi andandone ad esasperare alcuni. E, per certi versi può essere anche positivo, nell'ostacolare alcune relazioni non buone, però per altri sicuramente non è affatto positivo, soprattutto se stiamo parlando di rapporti fra familiari diretti, fra consanguini, fra parenti, fra amici veri, non fra amici di perdizione, quindi nemici Certo, certo. mascherati da amici. E, ovviamente la persona sensibile sicuramente nella sua interiorità può trarre dei danni maggiori rispetto a una persona che è un poco meno sensibile. E, comunque sia, non è una situazione naturale, è una situazione questa contro natura, sicuramente No, contro natura. certo. Sì, No, anche perché non precisamente, ci cioè, sono, allora, questo va detto, io... scusami se mi No, 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 vai, permetto, vai, vai, non ci vai, vai. sono le circostanze tali per cui si possano motivare determinate misure. Ecco, questo è evidente a tutti e poi ne potremmo parlare per 49 ore con 30 tonnellate di letteratura scientifica da mettere Certo, sul tavolo, eh. Quindi allora, dato che non c'è tempo adesso per non sembrare un pressappochista o un tuttologo, appunto, come suggerivi anche tu, casomai demanderemo ad altra circostanza questo argomento, però in verità ci sono tutti i presupposti che lasciano presagire un qualcosa di negativo per tutti noi, eh? La società si sta incamminando verso una forma di atomizzazione ancora peggiore dell'individuo, in esatto. cui vengono meno anche quelle piccole millantate libertà che sono state tanto sbandierate per anni, eh. Addirittura adesso stavo seguendo in maniera un poco trasversale tutte le vicende che riguardano questo DDL Zan sulla omo, trans e bifobia. In verità basterebbe una società cristiana, e la società cristiana ti insegna ad avere rispetto per tutte le persone, ma
a non accettare ciò che è male. Quindi io rispetto tutti gli individui, ma non posso essere coinvolto in ciò che è male e peccato. Sia fatta la volontà di Dio al di sopra di quella dell'uomo, no? Lo insegna anche San Pietro. Prima la legge di Dio, poi quella degli uomini. Quando la legge di Dio, quando la legge dell'uomo pretende di contraddire la legge di Dio, allora bisogna osservare quella che è la legge di Dio. Allora tutte queste polemiche sono polemiche veramente da bettola, alle quali è meglio non prendere parte. Ma questo è passato anche con il fatto che l'uomo è misura di tutte le cose, l'uomo è misura di tutte le cose, l'uomo non è misura di tutte le cose. Assolutamente no, prima intendevo, cioè, la socialità sicuramente, poi anch'io io amo anche la solitudine, amo la contemplazione, amo studiare, amo raccogliermi anche, come dico io, quindi, però se voglio avere rapporti sociali devo poterli avere, Ah beh invece sì, è adesso evidente, è questo il certo. concetto, Cioè, non si può vogliamo vivere farci una sempre. passeggiata, io devo essere libero di potermi fare Esatto. una passeggiata, anche perché non sono la persona che va con la fialetta, con dentro i batteri, i virus e la pestilenza ad andare a fare l'untore. Ecco, beh, parliamoci chiaramente. Sì, c'è una realtà tristemente caricaturale, ecco, tristemente caricaturale purtroppo. Quello che c'è di positivo, almeno quello che avverto io, è che sempre più persone stanno pigliando coscienza di questo. Sì, però Anche se. speriamo, Elia, che la reazione sia una reazione composta e diligente, perché vedi, molte volte i potentati, che poi sono sempre i figli del padre della menzogna e fautori della rivoluzione, di ogni rivoluzione, puntano molto sulla fomentazione di quelli che sono gli istinti Certo. peggiori della società, dei popoli. Sì, la stuzzicano loro addirittura, fanno Perfetto, di tutto, questa no, certo. questo non è complottismo, è storia e sono anche Certo. cronache recentemente, più o meno recenti. Però qual è il loro obiettivo? Non è quello di fomentare la rivoluzione in sé, ma è quello di fomentare un qualsiasi tipo di rivoluzione per poi instaurare di volta in volta un nuovo ordine delle Per cose. poi avere la giustificazione per misure Bravo. ancora più, Un nuovo certo. ordine delle cose. C'è una Esatto. vicenda che lessi tanti anni fa sul De Regimine Principum di San Tommaso d'Aquino. Lui scriveva questo volume di teologia politica spiegando al re di Cipro come doveva ben governare. E il De Regimine di San Tommaso d'Aquino, devo dire che è uno dei trattati, secondo il mio punto di vista, di teologia politica migliori che abbia mai letto. D'altro canto, stiamo parlando di San Tommaso d'Aquino. E lui spiega, se non ricordo male, in quel libro una vicenda a proposito appunto di questa questione di cui stiamo parlando, che era una signora anziana in Sicilia, una terra in un'isola, ricordo vagamente, che era sempre in piazza a lamentarsi contro il governante di turno. E ogni volta che si scaturiva una rivoluzione, veniva deposto il governante, ne arrivava sempre uno peggiore, un tiranno peggiore, un tiranno peggiore, un tiranno peggiore, l'uno dopo l'altro. E insomma, a un certo punto questa signora anziana non parla più, sta zitta. Quindi il tiranno del momento, che era il peggiore di tutti quanti, la fa convocare a corte, la interroga, dice: "Scusa, tu sei famosa, adesso la sto ridicolizzando un po' come faccenda. Dice: tu sei famosa per le tue istigazioni alla ribellione, per aver criticato aspramente tutti i miei predecessori. Come mai adesso stai zitta?" La signora risponde: "Ho imparato a tacere perché ad ogni rivoluzione è seguito sempre un tiranno peggiore. Tu sei il peggiore di tutti, quindi vorrei che questa situazione muoia con te. E quindi io taccio, no?" Ed è così, i potentati, coloro i quali detengono quella che è attualmente l'alta finanza, definiamo così, perdonami proprio, ma stiamo parlando veramente in maniera amichevole, loro sono molto molto interessati, ma d'altro canto lo sono già dall'epoca della rivoluzione americana, la rivoluzione inglese, la rivoluzione francese, la rivoluzione luterana, da cui viene distrutta l'unità dell'Europa.
sono sempre loro che fomentano le rivoluzioni, inasprendo i popoli a fine di poter instaurare volta per volta un nuovo ordine delle cose, delle nuove leggi, delle nuove regole, delle nuove restrizioni, dei nuovi vincoli. È purtroppo una situazione che va avanti da secoli e bisogna stare attenti, bisogna essere più scaltri di loro. Ma guarda, nonostante tutto io sono fiducioso perché noto che qualche ostacolo lo stanno trovando. Adesso non Sì. vorrei dare una chiave di lettura troppo Sì. ottimistica, cosa che solitamente non faccio, però mi pare che effettivamente stanno trovando degli ostacoli e stanno rivedendo i piani anche in funzione dei tempi che avevano previsto. E questo li potrebbe far fare qualche mossa un po' azzardata, che sarebbe un po' il crollo di tutti i loro piani. Questo è quello che io mi auguro, ma in parte è quello che sto vedendo. Mi ha preso una frenesia e una paura, proprio per gli ostacoli che stanno trovando. Probabilmente tanti ostacoli così non se li aspettavano, almeno a mio avviso, però Così sembra, è così una mia sembra, interpretazione di così questa. sembra. Speriamo che questi ostacoli continuino, ripeto, a mantenersi nell'ambito lessicale della dialettica, del dibattito, che si mantenga la calma, perché quando non si mantiene più la calma sono problemi per tutti. Lo so, lo E so, io lo non so, lo so. vedo all'orizzonte, vedi, la differenza fra noi cattolici, io mi pregio di utilizzare per grazia di Dio questa etichetta per me stesso, credo anche per te, è che noi non Certo. crediamo nel messianismo temporale, mentre invece la maggior parte degli uomini a questo mondo vive di messianismo temporale. Loro sono sempre convinti, hanno bisogno di individuare quel leader carismatico, quel politico influente, quel pensatore, quel filosofo famoso che faccia da messia per loro. In verità il messianismo temporale, che è un'idea che fu condannata già da Cristo ai giudei dell'epoca, come ben puoi ricordare, e purtroppo è male, è un male. Quindi alla fine, anche se dovesse accadere qualcosa di sconvolgente nell'ordine attuale, nel disordine attuale, ma sarebbe secondo me un disordine ancora peggiore, perché Certo. non c'è nessuno che possa, secondo il mio punto di vista, essere adeguatamente e preparato a governare in un periodo così difficile è moralmente di livello tale, e non è una questione di rilasciare patenti di bravura o patenti di moralità. No, ci Ripeto, sono dei fatti, ecco, quelli che sono dei sei, quelle fatti cose che senti oggettivi, dire, cioè. è come se a me vedi fare una cretinata o vedi dire una sciocchezza, mi fai l'appunto, non mi stai rilasciando alcuna patente, stai denunciando un fatto, Certo. e quindi, No, insomma, ma io questo spero che preghiamo Elia. per tornare a quello che dicevo prima, i famosi vengono chiamati antisistema, poi questo divulga la filosofia, il pensiero di Marx, è un seguace di Marx, di Hegel, tu mi devi spiegare, cioè, io queste cose non le capisco. E queste persone hanno anche un certo seguito, gente che si illude, però vabbè, adesso non ne Sì. voglio fare una questione personale, quindi No, evitiamo, no, no. penso che ci siamo capiti. Quindi, vabbè, dai, allora ci facciamo così. Periodicamente magari ci colleghiamo, facciamo due chiacchiere liberamente, come l'abbiamo fatto oggi, non banali possibilmente, forse le banalità arrivano più da me, anzi sicuramente da me che da te è difficile che arrivino banalità. Però io gradirei molto e probabilmente magari qualcuno ha anche piacere di vedersi qualcosa, vedere un video in cui si affrontano magari argomenti da un certo punto di vista, come i cattolici fanno ovviamente. Va bene Carlo, io Volentieri. ti ringrazio. Vuoi aggiungere qualcosa? Ci salutiamo. No, io sono d'accordo con te, sono ben pensante e niente, auguro a tutte le persone che avranno la possibilità di ascoltarci intanto di passare una serena domenica e domando preghiere per le nostre anime e anche per le anime dei venerandi autori che abbiamo menzionato, a partire dall'abate Ricciotti e il Monsignore di cui parlavi tu.
Rota, rota, rota. Monsignor Rota e gli altri grandi autori e pontefici che abbiamo menzionato, ecco, tutto qui. Grazie davvero, Elia, sei come sempre caro, gentilissimo. Grazie, grazie a te per la disponibilità e alla prossima allora, Carlo. Alla Grazie. prossima, ciao, ciao Elia, ciao.